Io chiamo a questo punto il dottor Giovanni Blandino, ma magari Alessandra la recuperiamo dopo. Eccoci qui. Ciao. Buonasera Giovanni, come sta? Bene, te come va? Bene, bene, bene. Me ne fanno sempre un po' sudare queste dirette Instagram, ma ormai siamo diventati avvezzi. Allora, dimmi, dimmi, scusami. La diretta, dico. Esattamente, vecchia battuta di penso di Pippo Baudo, ma noi la ricicliamo sempre come se fosse nostra. Allora, come dicevo, tu hai una, come dire, tutta una dicitura difficilissima, io proverò a restituirla nel migliore dei modi, responsabile del laboratorio di oncogenomica traslazionale dell'Istituto Nazionale Tumori Reginae di Roma, che ho avuto anche il piacere di visitare per vedere da vicino tutto il lavoro che voi svolgete, un lavoro incredibile. Siete veramente degli eroi. Allora, la prima domanda che le faccio così subito: l'impatto della pandemia Covid-19 sulla ricerca contro il cancro? Beh, l'impatto è stato notevole perché diciamo, il nostro istituto è stato, non voglio dire bloccato, ma le sue attività sono state notevolmente ridotte sia nella parte clinica che nella parte di ricerca. Non si sono mai fermate perché in realtà la patologia che affrontiamo, le ricerche, il trattamento anche clinico di pazienti non si poteva fermare, non si può mai fermare. Siamo di fronte ad una, quella del cancro, una pandemia molto importante. Nel 2018 abbiamo avuto più di 18 milioni di nuovi casi di cancro, circa 10 milioni di morti dovuti a cancro, quindi diciamo un impegno importante che non può fermarsi mai. E non si è mai fermato, l'istituto si è organizzato con telemedicina, si è organizzato con altre attività a domicilio, ha seguito costantemente i pazienti, si è organizzato in istituto con percorsi per ridurre, diciamo, la problematica, ma per continuare a curare in maniera efficace i pazienti. La ricerca in istituto ha fatto lo stesso tipo di approccio, ha certamente ridotto le attività, ma ha continuato a fare ricerca. E devo dirti con molta gioia che fra i progetti che hanno continuato il loro percorso di ricerca c'è stato il progetto Aurora. Per una serie di coincidenze anche, perché Abboca, che aveva prodotto diciamo, delle nuove frazioni di agave che dovevamo immediatamente testare per rimandare a loro i risultati, e i colleghi Claudio e Sabrina, che lavorano in laboratorio moltissimo su questo progetto, erano presenti anche se 2 o 3 giorni la settimana in laboratorio, e quindi abbiamo continuato il progetto e orgogliosamente un paio di giorni fa abbiamo mandato ad Abboca i nuovi risultati che saranno, diciamo, molto importanti per finalizzare, per avanzare, diciamo, la preparazione dell'agave, intendo dire come farmaco, per avvicinarci sempre più al trattamento clinico dei pazienti. Giovanni, perdonami, velocemente, so che è una cosa blasfema dire velocemente perché ci avete impiegato 10 anni in realtà, possiamo spiegare cosa è successo con quest'agave? Cosa siete andati a fare e che cosa siete riusciti a dimostrare dopo tanto tempo? Beh, diciamo quando tu tenti di individuare un farmaco, un composto che ha attività tumorale, la prima analisi che conduce è quella di capire se questa sostanza è in grado di uccidere le cellule tumorali. E questi sono i primi esperimenti, possiamo chiamarli di vitalità cellulare se andiamo ora nei dettagli più tecnici. E questi estratti naturali di agave che Abboca ci aveva fornito erano in grado di uccidere le cellule tumorali. Quindi questo era il primo punto importante. Da lì ovviamente abbiamo iniziato una serie di esperimenti per comprendere i meccanismi molecolari attraverso i quali l'agave, diciamo, può uccidere le cellule tumorali. Ma diciamo, il salto di qualità, diciamo, veramente il finding che ci ha messo, che ha fatto capire l'importanza, è quando noi abbiamo preso cellule di osteosarcoma che erano stati preparati dai colleghi del Rizzoli, resistenti ai trattamenti convenzionali all'osteosarcoma, quindi intendo dire cellule che possono sopravvivere in terreni di coltura che contengono i farmaci antitumorali per il trattamento dell'osteosarcoma, e quando li abbiamo trattati con agave, queste cellule resistenti a questi farmaci venivano, diciamo, morivano, erano, diciamo, aggrediti e uccise dall'agave. Questo è stato sicuramente un salto di qualità nelle ricerche, perché ci ha permesso di capire che l'agave è anche in grado di aggredire gli osteosarcomi resistenti alle terapie convenzionali. Questo devo dire era un risultato inatteso, una speranza, un sogno, ma diciamo, la sua realizzazione è stato veramente un momento di grande gioia, diciamo, anche di grande soddisfazione.
Ecco, cosa si prova? Poi chiudiamo perché dopo abbiamo altre mille altre persone, però questo glielo voglio chiedere perché è veramente entusiasmante. Cioè, cosa si prova quando al microscopio si analizza questa cosa? Dopo anni di, appunto, di sperimentazione si capisce e si razionalizza che effettivamente c'è un risultato. Cosa si prova? Cioè, non solo soddisfazione, penso, cioè, dal punto di vista emotivo, visto che voi siete sempre scientifici e razionali. Beh, emotivamente c'è tanto, diciamo. All'inizio uno è sempre un po' sospettoso, diciamo, guarda quel risultato così positivo e così importante con un po' di sospetto, perché ovviamente siamo di fronte ad un nemico molto complesso, qual è il nostro, quindi di solito lo prendiamo, mi permette sempre con le pinze un po'. Dopo, diciamo che approfondisci e ti rendi conto che il risultato è vero, ovviamente c'è una grande soddisfazione, ma c'è anche il fatto che hai fatto tanto lavoro e finalmente vedi un risultato e vedi una speranza che si concretizza e un sogno che si realizza. Giovanni Blandino, lei, tutte le persone lo stanno scrivendo, tantissime persone l'hanno salutata, quindi evidentemente c'è anche un rapporto di conoscenza diretta, però davvero grazie a nome di tutte le persone che stanno seguendo questa diretta, a nome di tutte le persone malate e non per il lavoro che fate, perché siete un po' invisibili, ma in realtà siete davvero coloro che vigilano sulla nostra di salute, per cui grazie a nome di tutti, davvero, Grazie. grazie. Stia bene, a presto. Arrivederci Giovanni, buonasera.